Buonasera, siamo qui di nuovo dopo la pausa estiva, qui in una sala consiliare di Venosa con l'amministrazione comunale, ancora una volta per poter dare spazio, darvi notizia a tutti voi qui presenti circa il programma che abbiamo messo a punto assieme all'amministrazione comunale e l'associazione commercianti di Venosa e per poter dare sempre più spazio alla città di Venosa in modo tale di far arrivare qui nella nostra cittadina più turisti possibili. Ed è per questo che io mi fermo qui e vorrei dare subito la parola all'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Saverio Monciovì che ci esporrà tutta la programmazione di questa edizione del Natale Venosa. Buonasera a tutti, io vi ringrazio, ringrazio la Proloco nella persona di Duino Michele e ringrazio il presidente dell'Associazione Commercianti di Venosa. Devo dare atto, assolutamente è una rilevanza particolare alle due associazioni che fanno capo a questo itinerario che abbiamo messo in campo per un Natale a Venosa. Una collaborazione sentitamente proprio collaborativa. Io, insieme con l'esecutivo di questa amministrazione, dopo un'estate frenetica fatta a Venosa, siamo giunti a questo Natale, a questa festività così importante, di far passare per le famiglie, i giovani, i ragazzi e tutti coloro che vivranno questa festività a Venosa un sereno Natale, perché credo che negli ultimi anni si sia perso, diciamo, quello spirito e quel sapore di vivere il Natale. Si sono limitati, diciamo, e si vede proprio in tutto il mondo, si limita a un discorso di spese, un discorso di ben altro da quello che è lo spirito vero e il senso storico di questa grande di questo grande evento. Noi ci siamo concentrati e io ho avuto l'appoggio di tutta l'amministrazione per quanto riguarda sia lo sforzo economico che l'amministrazione sopporterà per avviare questo programma. Abbiamo puntato esclusivamente sulla famiglia. La famiglia deve vivere questo Natale all'insegna della serenità. Tant'è vero, ci siamo concentrati e chi potrà poi leggere o chi vediamo se il presidente della Proloco poi entrerà più nei dettagli per quanto riguarda il programma stesso. Ci siamo concentrati esclusivamente sulla famiglia. La famiglia è il punto cardine di questa società, dove dovranno passare queste festività con la massima serenità. L'abbinamento sport e spettacoli messo in campo dall'amministrazione è finalizzato esclusivamente a far passare serenamente alle famiglie di Venosa e a tutti coloro che verranno dai paesi limitrofi un sereno Natale. Io vi voglio soltanto accennare qualcosa di questo programma. Per quanto riguarda lo sport, ci sono varie manifestazioni che si terranno presso il campo sportivo Vignali di Venosa, Michele Lorusso, dove si esibiranno bambini con un torneo giovanile. Poi ci sarà una partita di calcio over 40 tra una selezione fatta da ex calciatori di Venosa e una selezione regionale di Potenza, e poi finiremo, per quanto riguarda lo sport, con una partita in famiglia, che non è altro che una partita di calcio padri-figli. Io c'ho solo un rammarico in questo settore sportivo che non ho potuto realizzare, è quello di aver chiesto di fare una maratona
con tutte le componenti, padri, madre, figli, però non è stato possibile, magari ci lavoreremo sopra e vedremo per la prossima volta. Per quanto riguarda i concerti che si dovranno poi esibire qui su Venosa, ce ne sono più di qualcuno. Abbiamo impegnato tutte le risorse locali per quanto riguarda le bande, le associazioni, e si esibiranno con date diverse che poi nel programma il Presidente vi illustrerà dettagliatamente. E poi, diciamo, un'attenzione particolare è stato dato ai bimbi, ai ragazzi. Tant'è vero, avremo Babbo Natale che si gireranno per il paese, porteranno doni nelle scuole, e questo tutto nella sobrietà e assolutamente nella serenità di chiunque dovrà passare un Natale a Venosa. Io a questo punto mi fermo, non voglio aggiungere altro, anzi dimenticavo, c'è un evento particolare e molto importante che si sta realizzando da più anni a Venosa. Noi l'abbiamo di nuovo intrapreso, ed è quello del presepe vivente per quanto riguarda la lente su Venosa. È una manifestazione assolutamente da non perdere. Si dovrà svolgere in due giorni, precisamente il 19 e 20 di dicembre. Impegnerà moltissimo le forze pubbliche, tutte le risorse umane che l'amministrazione metterà in campo per quanto riguarda operai, vigili urbani, però è una manifestazione assolutamente da non perdere. La consiglio a tutti. Io un ringraziamento lo devo fare al Presidente dell'Associazione Commercianti, il signor Teodoro Masulli, perché quando ci siamo incontrati nei giorni scorsi per mettere a punto questo programma, ho avuto la disponibilità totale, anche perché capisco benissimo il loro malessere che stanno vivendo a Venosa per quanto riguarda il discorso economico. Noi punteremo anche a fare questo, diciamo, è lo spirito anche di questa manifestazione che l'amministrazione ha messo in campo, è quello di far venire più gente possibile e dare anche un po' una boccata di ossigeno a queste attività che lo meritano tutti. Io a questo punto mi fermo, ringrazio per la vostra bontà di avermi ascoltato e auguro un sereno Natale a tutti. Noi ringraziamo anche quindi l'amministrazione comunale, però prima di leggere in modo più dettagliato il programma, penso che sia il caso di ascoltare un intervento del presidente dell'Associazione dei Commercianti di Venosa. Dopodiché passeremo alla lettura del programma. Buonasera. In occasione delle festività natalizie, tante sono le iniziative proposte dalla nuova Associazione Commercianti di Venosa. Lo scopo è soprattutto quello di frenare gli acquisti verso le grandi città limitrofe, non dimenticando l'invisibile internet. In periodo di crisi tutto questo aggraverebbe ulteriormente l'economia dei nostri piccoli paesi della Lucania. Durante le festività i commercianti di Venosa aderenti a tale iniziativa saranno aperti tutte le domeniche, offriranno alla gentile clientela promozioni, offerte speciali, ulteriori sconti, nonché la propria professionalità. Per i più piccoli, animazione lungo le vie della città, trenino gratuito, figure disneyane e Babbo Natale, che distribuiranno caramelle e piccoli doni. Si sottolinea che tutte queste iniziative hanno un solo scopo di valorizzare i nostri paesi, cercando di aiutare la nostra economia. E se raggiungeremo anche in parte i nostri propositi, sarà un successo.
Grazie.